Avanzaghello sono stati trovati due persone morte. Il sospetto è che lei abbia sparato a lui e poi si sia buttata dal balcone. L'altra ipotesi al vaglio è che lui si sia ucciso e lei, trovandolo morto, si sia lanciata dalla terrazza. È ancora tutto da accertare la dinamica della tragedia avvenuta oggi, poco prima delle 15, in un appartamento in via Arno, numero 2. Sul posto, chiamati dai vicini, sono accorsi i carabinieri, che hanno rinvenuto a terra, in cortile, il cadavere di una donna italiana di 57 anni, verosimilmente lanciatasi dalla terrazza sovrastante, e accanto al suo corpo privo di vita un revolver. Saliti in casa, i carabinieri hanno trovato nell'appartamento un uomo italiano di 62 anni, ucciso da un colpo di pistola alla tempia destra. L'arma trovata accanto alla donna era regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto. L'indagine è ancora in corso. I carabinieri sono ancora sul posto e stanno ultimando i rilievi.